presento, sono Susanna Singer, vengo da Merano, sono socia fondatrice della Federazione Italiana per l'Economia del Bene Comune, che è un movimento internazionale nato in Austria nel 2011. Prima di cominciare vorrei ringraziare calorosamente Michele Paolini e Social Business World per l'amicizia, per la cooperazione, per averci sempre nel cuore e sul sito, e cooperiamo con gioia a numerosi eventi, ci sosteniamo a vicenda. E incominciamo. L'economia del bene comune, appunto, nasce in Austria dal pensiero di un innovativo e brillante economista, Christian Felber, soprannominato Gesù Cristo marxista, per le sue stravaganti e brillanti idee, e viene importato in Italia a cavallo del 2011-2012 dal Congresso Internazionale di Economia Sostenibile a Bressanone, organizzato da Terra Institute, e viene diffuso a macchia d'olio. Sappiamo tutti che l'Alto Adige è una terra molto fertile a progetti di alternativi, abbiamo grandi esempi, Casa Clima, Alexander Langer, che hanno dimostrato che è un terreno fertilissimo e si è diffuso a macchia d'olio. Qui vediamo in platea che hanno partecipato Maurizio Pallante, il premio Nobel alternativo Helene Norbert Notch e tanti personaggi che abbracciano e sono amici e sostenitori dell'economia del bene comune. L'economia del bene comune si basa su dei valori fondamentali, la democrazia, ma nel senso più vero e più profondo del termine, che chi volesse approfondirla, di fatto l'economia del bene comune applica la olocrazia e la sociocrazia, che sono veramente la decisione del cerchio, dove non c'è mai un capo che decide, ma c'è un gruppo che prende tutte le decisioni fondamentali. E Christian Felber ha introdotto questi concetti della scuola di Amsterdam in tutte le decisioni che vengono prese in aziende e in associazioni. Qui vedete, questo era il gruppo originario in Austria che nel 2011 ha messo le basi di questo nuovo pensiero. L'obiettivo fondamentale dell'economia del bene comune è spostare la priorità che vige oggi come oggi nel mondo dall'economia all'ambiente. Oggi come oggi il grosso problema è che l'economia regola tutto e distrugge tutto, perché pur di fare fatturato, pur di fare business, si calpesta tutto, persone, diritti e natura. E il nostro scopo, la nostra battaglia è quella di spostare il focus, quindi non più l'economia al centro del mondo, ma l'economia deve essere solo un dettaglio, cioè uno strumento, uno dei tanti strumenti per regolare questo mondo, e quello che deve dominare il pianeta deve essere l'ambiente. Il rispetto della natura, intesa come ambiente naturale, e le persone. Qui abbiamo uno statement di un grandissimo pensatore che sicuramente molti di voi conosceranno, Jeremy Rifkin, che è uno dei padri del pensiero sostenibile, che ormai non fa altro che divulgare l'importanza di passare a una narrazione economica chiaramente più equa e sostenibile. Uno degli scopi fondamentali che abbiamo noi, che stiamo accompagnando questo processo di transizione, è inserire l'economia del bene comune nelle università, professor Mancini, nelle università, nelle scuole. Sono per fortuna molte le università che stanno iniziando a divulgare l'economia del bene comune. Austria, Germania, Spagna, Italia, Alto Adige, le Marche approfondiamo, ma sono sicura che già stanno facendo molto. Poi vediamo il professor Zamagni e vediamo altri professori che hanno collaborato con noi su vari progetti.
Molto attivo è anche l'impegno nelle scuole superiori. Abbiamo creato una piattaforma di insegnanti e soprattutto nelle scuole superiori abbiamo un bel numero di insegnanti e studenti che simulano anche applicazione dei nostri modelli di economia del bene comune. Qui non so cosa è successo, La cosa fondamentale, come dice Albert Einstein, è cambiare l'atteggiamento della forma mentis. Cioè, se siamo sempre stati su un determinato livello mentale, non è su questo livello mentale che troveremo la soluzione, ma dobbiamo uscire dagli schemi nei quali abbiamo vissuto fino adesso e avere il coraggio di orientare la nostra navigazione verso nuovi orizzonti. È solo così che potremo veramente trovare nuove rotte. Andiamo oltre, che sono l'economia del bene comune è un sistema economico alternativo che si basa su dei valori fondamentali: la dignità, la solidarietà, la ecosostenibilità, l'equità sociale, la trasparenza e la cogestione democratica. Questi sono i valori fondamentali che noi usiamo in uno strumento molto 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 empirico, che è un bilancio dell'economia del bene comune. Noi analizziamo un'azienda, una cooperativa, un'associazione, in che modo essa rispetta questi cinque valori fondamentali. E con questo modello è piaciuto tantissimo, perché secondo moltissimi pensatori, tra cui la Catherine Muff della Business School di Losanna, che è un'altra dei prestigiosi ambasciatori dell'economia del bene comune, il nostro modello, il nostro approccio di analisi alle aziende, alle cooperative, è secondo molti il più completo rispetto a GRSI, CSR, e ha fatto sì che in pochissimo tempo abbiamo raggiunto un alto numero di sostenitori e di adesioni. Questa slide è già abbastanza superata, perché oltre a quello che leggete qui abbiamo anche partiti politici, abbiamo numerosi parlamentari europei e abbiamo addirittura un progetto di legge europeo di importanza storica, e cioè è stato dal CESE è stato ritenuto idoneo modello del bilancio dell'economia del bene comune, e appunto è stato ritenuto idoneo come strumento di misura della sostenibilità per le aziende con più di 500 dipendenti. Quindi una volta che il nostro bilancio riceve questo riconoscimento giuridico ufficiale, chiaramente si posiziona anche a livello internazionale sotto un'ottica di prestigio ormai affermato, riconosciuto. Lo scopo del nostro modello economico è quello di creare, come abbiamo cercato di fare in Alto Adige, un territorio dell'economia del bene comune. Cioè, noi siamo partiti dall'azienda facendo il bilancio dell'economia del bene comune. E questo è un progetto pilota che vorrei solo brevissimamente presentare. Quel bilancio dell'economia del bene comune con una valuta complementare che faccia sì che la redditività resti in zona, con l'istruzione dell'economia del bene comune nelle scuole, con il bilancio fatto da quattro comuni in questo territorio che è la Val Venosta in Alto Adige, e con un adattamento del BES, dell'indicatore sostenibile, rapportato allo stile di vita e alle esigenze del territorio, abbiamo cercato di misurare l'efficacia dei nostri strumenti dell'economia del bene comune. Un progetto molto 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 seguito, e viene seguito con la lente di ingrandimento da diversi studiosi. Qui abbiamo
vediamo un po' di esempi di aziende altoatesine che hanno fatto il bilancio del bene comune. Sono aziende di tutti i tipi, aziende individuali, aziende da 1 fino a 800 persone. Il modello è adattabile per tutti. Questa è la segretaria comunale di uno dei comuni della Val Venosta che ha consegnato il bilancio del bene comune alla signora Merkel. Ci chiediamo se l'abbia letto o no. No. Siamo in attesa di risposte. Questo è stato il successo di pubblico che abbiamo avuto in Alto Adige quando è stato presentato la presentazione della fase 1 di questa analisi. E questo è il nostro strumento di lavoro, il bilancio del bene comune. Sopra vedete i 5 valori e a sinistra vedete gli stakeholder sui quali i 5 valori vengono analizzati. Come vi ho già citato prima, i 5 valori vengono incrociati con i fornitori della serie. I fornitori dai quali io compro, come trattano i loro dipendenti? Ricevono un salario adeguato? C'è uno sfruttamento di lavoro infantile? Oppure quanti chilometri fa la merce che io compro? Avrei la possibilità di comprarli a chilometro zero o comunque a una distanza inferiore? Idem con i finanziatori. Le banche dai quali io prendo il credito per lavorare sono banche armate o sono banche che non investono i loro soldi in attività poco dignitose? No. La qualità del posto di lavoro per i miei dipendenti. Io come tratto i miei dipendenti? Li tratto bene? Li ascolto? Ho mai parlato con loro? Mi sono presa il tempo di sentire se sono felici o se forse in fondo vorrebbero fare qualcos'altro? Vi assicuro che dopo aver fatto un processo del genere con un'azienda, i dipendenti e i titolari sono cambiati dal giorno alla notte e le tantissime aziende che ho seguito, ascoltato, mi hanno arricchito di numerose best practice, di buone pratiche, perché ogni azienda trova soluzioni diverse. Non c'è una ricetta, c'è il buon senso, c'è l'onestà, c'è la trasparenza, la correttezza e in base a questi trovi tu la soluzione adatta per i tuoi dipendenti e la tua azienda. Questo secondo me è una delle slide fondamentali, cioè i vantaggi che hanno le persone che effettuano il bilancio del bene comune. Io li ho classificati in queste categorie: economici, organizzativi, commerciali e relazionali. Economici: un dipendente motivato non spreca, un dipendente che ha fatto impronta ecologica e si rende conto di che cosa significa gestire un magazzino, i rifiuti, i resti di una mensa, agirà ben diversamente dopo che ne ha preso consapevolezza. Una ditta edile, dopo che ha fatto il bilancio del bene comune, ha ridotto del 60% il consumo di birra dei suoi dipendenti, hanno ridotto il 60% del consumo di birra, si è ridotto del 50% il tasso di malattia dei dipendenti e si è ridotto anche del 30-40% il tasso di aspettativa. Quindi ci sono dei veri benefici oggettivi nelle aziende. Organizzativi. Molti titolari di queste aziende hanno chiesto ai loro dipendenti: voglio fare un percorso di sostenibilità nella mia azienda. Chi si offre volontario per collaborare con me e trovare soluzioni, progetti? Cioè, nessuno in azienda viene costretto, ci sono sempre persone che appaiono spontaneamente come funghi, tipo Bernard, professor Mancini, Sandra e me, che si appassionano alla cosa, no? E poi si fanno carico di portarla avanti. E quindi queste persone motivate portano un grandissimo valore aggiunto all'azienda. Per esempio, molte aziende adesso fanno dei filmati di sostenibilità la sera, mettono a disposizione una libreria con libri sulla sostenibilità.
è stato proposto che la macchina aziendale viene data gratis a rotazione ogni weekend a un dipendente, insomma un'infinità di soluzioni. Una delle più carine è che i giardini, le cosiddette aiole delle aziende, sono molto spesso state trasformate in orti biologici, dove i dipendenti, o i genitori anziani in pensione dei dipendenti, coltivano e il raccolto viene diviso equamente tra i dipendenti dell'azienda. Solo per fare alcuni esempi. Commerciali, ci sono molti clienti che stanno iniziando a optare per aziende dell'economia del bene comune, proprio per questo motivo, che dicono, ecco, io condivido la visione ecologica sostenibile e di trasparenza di questa azienda. E alla fine, e l'ultimo, relazionali. La nostra è una lobby positiva. Quando sei all'interno di questa community, no? Si crea una solidarietà. Le aziende comprano una dall'altra. Quindi c'è il ritorno economico. Alcune buone pratiche. La Sparda Bank di Monaco, che ha avuto una banca popolare, dove Helmut Lind è uno dei, ha vinto diverse volte il premio come banca più amichevole, più friendly, più amica dei clienti, e un'infinità di riconoscimenti, che adesso non sto a tediarvi. Questa è un'azienda alla quale ho fatto il mio primo bilancio dell'economia del bene comune, abbigliamento naturale, di tutto aziende etiche, abbigliamento totalmente naturale con filiere trasparenti, aziende che ti dicono tutto, da dove viene la materia prima, come viene lavorata e come vengono trattati i dipendenti. Triade Bio ha fatto il suo secondo bilancio dell'economia del bene comune, una catena di supermercati, so che in Italia c'è Natura Sì, noi in Alto Adige abbiamo Triade Bio. E giustamente non poteva mancare un'azienda marchigiana, era doveroso. Questa credo che sia la prima azienda marchigiana, tecnica e sicurezza, che ha realizzato il bilancio dell'economia del bene comune. E siccome l'ha seguita Sandro Vittori, passo la parola a Sandro che ha seguito questa azienda. Grazie. Allora, Tecnica e Sicurezza è un'azienda, una piccola azienda artigianale di installazione di impianti elettrici, termoidraulici, eccetera, un grande quindi nel settore di. È un'azienda non particolarmente affine alla sostenibilità, un'azienda tradizionale che non si è mai posto il problema di come lavora, di quali sono le ripercussioni etiche del proprio lavoro. Quindi ho iniziato con loro questo percorso, abbiamo analizzato le varie voci, spulciato le varie voci del bilancio del bene comune e tra i vari indicatori sono emersi alcuni punti interessanti, nel senso che pur non essendo un'azienda affine, in alcuni punti ha avuto comportamenti molto vicini alla sostenibilità. Posso fare un esempio sulla ripartizione del reddito, cioè la differenza, la forbice tra il reddito del titolare e il reddito dei dipendenti, nel nostro caso non è superiore da 1 a 3, in molti casi, negli ultimi tempi forse non arriverà neanche 1 a 3, in quanto l'amministratore, prima di prendere lo stipendio per sé, ha puntualmente pagato tutti gli stipendi dei dipendenti, ha pagato i fornitori, ha pagato le imposte e quindi, essendo lui l'ultima ruota, non ha prelevato nulla, però diciamo che in generale la forbice arriva al massimo a 1,3. Poi un altro comportamento sostenibile è quello della mobilità. L'azienda ha 2 autocarri di proprietà e 4 dipendenti. I dipendenti sono tutti dello stesso comune, quindi i 2 autocarri vengono forniti a rotazione a 2 dei 4 dipendenti che passano a prendere, prima di partire e andare presso i vari cantieri, passano a prendere gli altri 2. Quindi i dipendenti non vengono gravati delle spese di mobilità perché le loro auto restano in garage. E quindi si risparmia anche in termini di
consumo di gasolio e anche di consumo di risparmio di emissione di anidride di carbonio. Di dov'è questa azienda? Questa azienda è di Faleone, provincia di Ferrara, terra Faleone. Poi un altro criterio importante è la riduzione dei proventi ad esterni. Essendo una piccola azienda artigianale, gli utili non vengono mai esternalizzati, rimangono in azienda e questi utili vengono utilizzati per la patrimonializzazione dell'azienda, quindi vengono utilizzati per l'acquisto di attrezzature, sono stati acquistati 2 autocarri nuovi, quelli di cui parlavo prima, con i soldi dell'azienda, non si è ricorso a capitale delle banche, quindi nessun finanziamento bancario. Questo è stato possibile grazie alla patrimonializzazione e grazie anche al fatto che è stato evitato di esternalizzare i capitali. E queste sono alcune delle buone pratiche che sono emerse nella mia azienda, nonostante si tratti, come ripeto, di un'azienda poco sensibile ai comportamenti. Finale della nostra presentazione e che per me Sandra e Bernard ha un grandissimo valore. Quello che siamo riusciti a seminare e a raccogliere in questi anni, sono ormai 4 anni che stiamo lavorando con e per l'economia del bene comune, guardate queste facce sorridenti, questa energia, questa gioia che sprigiona, sono i 20 nuovi consulenti dell'economia del bene comune in Italia, che copre quasi tutta la nostra penisola, di cui siamo estremamente riconoscenti a Bernard, a Paolo Agnelli, e qui dietro vedete anche Christian Felber, che è venuto a salutare questi nuovi ragazzi che presentano il futuro, una speranza e tanta tanta competenza. Perché tra queste persone ci sono che hanno fatto il corso di consulente BC, riconoscerete Sergio Venezia, Federico San Bonifacio, che hanno l'agriturismo qui in zona, e, Francesco Badalini del Movimento della Decrescita Felice, e poi c'è Professionisti Solidali del come si chiama? Della Brianza, insomma un gruppo di persone entusiasmate, piene di speranza, che stanno tutti insieme divulgando l'economia del bene comune. E io vi ringrazio tantissimo, se avete domande o informazioni siamo volentieri qui a vostra disposizione. Grazie. Adesso continuo a raccontare qualcosa sull'economia del bene comune, magari mi presento anche nella maniera che ho iniziato la mia attività come architetto, sono tuttora architetto, vivo da professionista e mi sono specializzato in bioedilizia e fisica tecnica, quindi nelle costruzioni di qualità. E proprio in queste costruzioni si è verificato sempre la mancanza di denaro. Allora, chi volesse costruire una casa bioedile costruisce con materiali più ecologici che fanno meno danno all'ambiente, però questi materiali costano di più. Allora mi sono posto la domanda, ma come mai costano di più se i danni sono minori dei materiali alternativi? E qua ho capito che questo dipende dal sistema economico, dalle condizioni generali in quali viviamo, e se vogliamo cambiare l'economia dobbiamo cambiare queste condizioni generali. E proprio perché il mondo è un mondo
connesso tra se stesso, con il sistema e la rete. Se applichiamo il cambiamento su una parte, allora ne vediamo anche le conseguenze sull'altra parte. Questo è stato il motivo principale, e poi quando ho conosciuto l'economia del bene comune ho visto che questa idea di cambiare l'economia è proprio la mia idea principale, e mi ringrazio ancora. Ho già parlato del cambio climatico e il nostro mondo subisce anche altri danni, quindi ci sono le petroliere che affondano, si fanno le guerre per il petrolio, sono tutti danni che facciamo al nostro mondo senza pensare al futuro, perché le future generazioni poi devono subire i danni, e dobbiamo uscire da questo sistema cambiando rotta radicalmente. Qua vediamo i ghiacciai, il Großglockner in Carinzia, anno 1900, e sotto vediamo lo stesso ghiacciaio nell'anno 2000, sono passati 100 anni e il ghiacciaio è praticamente sparso. Questi sono grandissimi cambiamenti. Se il livello del mare si alza di un metro, allora nell'Italia non rimane quasi un quarto, mi sembra che rimanga ancora. Quindi è molto critico. E i nostri politici parlano sempre che dobbiamo cambiare il nostro comportamento. Anche durante questa conferenza a Parigi ne aveva parlato, però poi di conseguenza cosa sono i comportamenti cambiati veramente? Non ne vediamo. Quindi mi pare che è il nostro compito di noi, come aziende, come persone singolari, di dare un contributo a questo cambiamento. E il cambiamento ci auguriamo che non succedesse in forma di rivoluzione, ma piuttosto di evoluzione, perché la rivoluzione distrugge, noi vogliamo l'evoluzione. Quindi dobbiamo cambiare dall'economia tradizionale, che è di spreco di risorse, verso un'economia ecologica ecosostenibile. Quali sono gli strumenti che ci appoggiano in questo cambiamento? Allora, tutti di noi sicuramente sappiamo che il PIL è uno strumento per misurare cosa? Voi lo sapete cosa misura il PIL? L'aumento della produzione, sì. Il livello di produzione. Sì, e se succede un incidente, il PIL cresce? Sì. Quindi il PIL misura il benessere? No. Quindi è uno strumento non adatto a questa esigenza, e per questo l'economia del bene comune ha sviluppato questo strumento di bilancio del bene comune con i criteri che avete visto precedentemente, dove vengono misurate anche altre cose. L'economia, l'utile è importante per ogni imprenditore, ed è importante anche per un imprenditore sostenibile, perché abbiamo anche la sostenibilità economica, però quella non basta da sola, dobbiamo aggiungere la sostenibilità sociale e la sostenibilità ecologica. Nella microeconomia l'utile e il fatturato nella stessa maniera non esprime il benessere dell'azienda, esprime soltanto una parte del benessere, e gli altri fattori come il benestare dei dipendenti, le conseguenze sull'ambiente dell'azienda, questi fattori non vengono misurati dal fatturato. E la crescita può essere interpretata anche come crescita qualitativa, quindi la crescita per sé non è negativa, è soltanto il modo nel quale si svolge la crescita. Quindi passiamo da questi vecchi strumenti ai nuovi strumenti, quindi il bilancio del bene comune e il happiness index, quindi l'indice di felicità. Poi questi valori abbiamo già sentito, che sono i valori che noi aspettiamo che vengano seguiti,
e questi valori di unità, solidarietà, equità sociale li viviamo già, ma soprattutto nella vita privata. E il pensiero è abbastanza semplice: applichiamo i valori della vita privata anche alla vita professionale, perché no? E ci sono gli studi che dimostrano che le aziende che applicano questi nuovi valori hanno anche successo economicamente, quindi non è un contrasto. Ecco, questa è la definizione: il nuovo bilancio misura quanto un'azienda fa per il bene comune, per la comunità, e queste aziende devono essere anche premiate. E adesso si sono già iniziati dei processi di premio a queste aziende. Nel Sud Tirolo, in provincia di Bolzano, stanno facendo una nuova legge per gli appalti pubblici nei quali le aziende sostenibili possono essere avvantaggiate. Questo è un nuovo processo, non è ancora messo in atto completamente, però siamo all'inizio di questo. Anche la nuova norma europea sulla rendicontazione non finanziaria, anche questo è uno strumento in questa direzione. Quindi tutta l'Unione Europea si sta evolvendo in questa direzione e noi come movimento diamo il nostro contributo. Quindi invito tutti voi che siete qua a partecipare a questo. Quello che ha portato all'economia del bene comune non è niente di nuovo. Lo sappiamo già da anni, da secoli. Anche la Costituzione italiana comprende queste frasi: l'iniziativa economica privata è libera, giusto, lo condividiamo anche adesso, però non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Questa è una frase della Costituzione italiana, non l'abbiamo inventata noi, è stata presente già da 50 anni. Sì. Quindi tutto quello che non si fa in questa maniera è anticostituzionale. Noi seguiamo soltanto la Costituzione, è qua. Vi invito a partecipare. E questo è lo salto, anche questa immagine. Qua vediamo i diversi stakeholder, quindi quelli che partecipano. L'azienda è uno di questi. E l'economia del bene comune è stata iniziata dagli imprenditori, dalle aziende, perché queste aziende non volevano più essere parte del problema per il mondo, ma volevano dare un contributo alle soluzioni. E la cosa semplice e banale che hanno fatto è incrociare i valori in orizzontale con gli stakeholder in basso. E adesso vi faccio vedere un esempio per ogni tipo, quindi per i fornitori, che sono i criteri A1, dove ci poniamo la domanda: fino a che punto gli aspetti regionali, ambientali, sociali o alternative di qualità superiore sono considerate? E le aziende nel bilancio del bene comune rispondono a questa domanda anche in modo molto dettagliato. Poi, come si occupa dei rischi dei prodotti e dei servizi acquistati? Quindi i rischi vengono evaluati e vengono descritti. Come si contribuisce a formare prezzi equi? Anche questo è un aspetto che viene descritto. Il bilancio del bene comune non è nient'altro che una descrizione dell'attività dell'azienda, e questa discrezione viene poi trasmesso in modo trasparente. Il punteggio finale è secondario, perché dal punteggio finale nessuno può ricostruirsi il comportamento, quindi le cifre valgono poco, però alcune le cercano, allora le diamo. Però la cosa principale è il contenuto e il messaggio. Ecco, questo è lo salto. Poi i criteri B riguardano la finanza.
Quindi, per esempio, la qualità etico-sostenibile del gestore finanziario, quale banca viene scelta, cosa succede con i soldi che vengono depositati nella banca, se vengono finanziate delle guerre, se con questi soldi viene distrutto l'ambiente. Questa informazione è importantissima da sapere, per cui se un'azienda vuole ricevere un punteggio più alto, se vuole venire premiata, allora deve scegliersi un fornitore di un servizio bancario che non contribuisce allo distruggimento dell'ambiente e del mondo, ma che contribuisce veramente al bene comune. Quindi se non abbiamo trasparenza, allora come possiamo giudicare? Quindi le banche devono dare trasparenza. E questa è l'innovazione. Il bilancio del bene comune dà un contributo anche alla trasparenza e chiede ai partner dell'azienda di dare anche trasparenza da parte di loro. Ecco, senza trasparenza totale non si può valutare e ci sono i principi etici che vengono applicati. Poi il criterio G riguardano il trattamento e la relazione con i collaboratori e per esempio il comportamento ecologico dei collaboratori. Un esempio pratico, i collaboratori come vengono in azienda, se vengono con dei mezzi di trasporto pubblico o in bicicletta o a piedi, o se devono prendere la macchina, devono venire da lontano o da vicino, e il passaggio del trasporto privato motorizzato a quello pubblico come viene sostenuto. Un esempio pratico, un'azienda invece di pagare i chilometri della macchina ha pagato i chilometri della bicicletta. Quindi chi arriva in bicicletta riceve dei soldi, chi arriva in macchina non ne riceve. Sì. Un'altra possibilità, se si riducono i posti di parcheggio, allora questo dà un limite, quindi se viene fomentata la circolazione delle biciclette, allora dà anche più esito verso una mobilità ecologica. Poi i criteri D, l'indicatore D, si rivolgono ai clienti. Un esempio di questi è la configurazione sociale dei prodotti e dei servizi, quindi una riduzione di ostacoli per consumatori svantaggiati, per esempio, e assunzione di responsabilità per standard etici e sociali. E ogni azienda chiaramente, siccome è diversa, dà anche delle risposte diverse. Quindi la matrice del bene comune non dà delle domande predefinite. È l'azienda che, secondo la loro attività, che deve definire meglio e deve dare una risposta. E alla fine, questo è stato. Questi sono due esempi di una facilitazione di un tesoro del sapere, Wikipedia, il dizionario condiviso in internet, lo conoscete, e un altro è il software libero come OpenOffice o LibreOffice. Anche questa è una condivisione tra alcuni che l'hanno sviluppato e gli utenti finali. Questo è un buon esempio. E alla fine le conseguenze verso l'ambiente, verso il mondo sociale, e una parte è anche la trasparenza e la cogestione sociale, quindi la democrazia. Anche questi aspetti, questo valore viene guardato da tutti i lati, quindi da tutti, dai fornitori, dalla banca, dai collaboratori, dai clienti e anche alla fine la parte dell'ambiente. Sì.
Un esempio è il tipo di concessione e documentazione, quindi quando ci sono dei reclami, un modo è di reagire ai reclami, quindi ascoltarsi ai reclami e dare una risposta. Un altro modo sarebbe un comportamento attivo, di dialogare direttamente con il decisore dell'impresa e quello di dare una documentazione completa, quindi di anticipare i reclami. E se poi se questo si fa anche con dei sistemi di consenso, questo dà ancora un valore più alto. Okay. Questo è il risultato dei vantaggi, che sembra un po' caotico, nel futuro questo divideremo daremo anche qualche margine. Comunque il vantaggio per mare, per l'imprenditore dovrebbe essere che lui dà un contributo positivo alla nostra terra. E come effetto secondario abbiamo un maggior stimolo ai collaboratori, che sono più contenti perché partecipano, perché condividono, e per cui cresce la motivazione e hanno meno malattie, eccetera. Poi ci saranno i vantaggi in futuro, quelli saranno i premi, di non pagare così tante tasse, di avere un accesso avvantaggiato agli appalti, eccetera. Questo è tutto un sistema di dare dei premi e dei vantaggi a chi si comporta bene verso il bene comune. In internet pubblichiamo anche le buone pratiche, qua vedete alcuni esempi del mondo tedesco, adesso seguono brevemente quelli dell'Italia, e anche questo è un vantaggio per gli imprenditori. Divulghiamo le loro buone pratiche. Anche quanto riguarda le famiglie, anche per questo abbiamo sviluppato una matrice e un manuale che è scaricabile sul nostro sito. Le famiglie sono quelli che da una parte sono i consumatori, dall'altra parte sono anche quelli che fanno parte delle aziende, quindi delle aziende sono fatte di persone. E le persone hanno anche la loro vita familiare e come la applicano, questo dà anche poi una conseguenza sul loro atteggiamento e poi una conseguenza anche nell'attività professionale. Vi racconto un esempio molto pratico, come coincidono le condizioni generali sul mercato. Un gruppo di giovani ha creato uno stand per vendere prodotti che venivano dichiarati a bassissimo prezzo, spiegando che le banane venivano da paesi del mondo dove sfruttavano la gente, le uova sono di galline incarcerate in queste piccole gabbie, e poi le cioccolate sono di basso prezzo perché un'altra volta c'erano dei bambini che hanno lavorato in questa produzione della cioccolata, per cui sono riusciti a ridurre il prezzo. E hanno spiegato alla gente queste motivazioni e la gente non aveva nessun scrupolo di comprarsi queste merce. Questo è deprimente per me. Poi alla fine hanno ben spiegato a loro che non era vero, che tutta era roba biologica e prodotta in modo giusto, fair play. Però la cosa scioccante è veramente che le persone non dimostravano nessun scrupolo. E questo per me significa che la nostra società è fatta di idealisti a circa 5, massimo 10%. E il 90% gente che non pensa tanto, non si fa tanti pensieri, e per questo 90% non dobbiamo pretendere che tutti abbiano la coscienza, dobbiamo cercare di cambiare le regole, quindi le condizioni. Questa è la mia convinzione, anche se suona brutto, però magari lo dobbiamo fare. E quelli che pensano di più,
dare anche la spinta, quindi niente di male, lo diciamo. Le scuole, l'educazione è un settore importante. Susanna ha già fatto vedere delle slide di questo, il salto. E i comuni da una parte hanno anche delle aziende comunali e che vengono trattate come le altre aziende, però dall'altra parte i comuni sono entità dove prendono delle decisioni, dove determinano anche queste connessioni dalle quali abbiamo parlato. Per cui per i comuni abbiamo sviluppato una matrice appositamente, abbiamo avuto dell'esperienza del Sud Tirolo, Val Venosto, con 4 comuni, e lì abbiamo applicato ancora una matrice delle aziende e abbiamo visto, questo slide che avete visto, che i criteri delle aziende non erano proprio giusti per descrivere bene il contributo del bene comune di questi comuni. Per cui ci siamo messi a lavorare, abbiamo sviluppato una matrice appositamente, questo è lo salto, che adesso è disponibile in lingua tedesca e a settembre circa sarà disponibile in lingua italiana e a novembre in lingua inglese. Questa è la previsione. Poi i cambiamenti in politica, ho già citato la legge degli appalti, anche provincia di Bolzano, la giunta provinciale è stata impegnata a adottare i criteri dell'economia del bene comune. Questi sono lenti cambiamenti, chiaramente i politici magari non sapevano quello che firmavano, comunque questa legge è passata ed è un buon inizio per cambiare rotta anche nella politica. Ecco qua, si descrive il consiglio della provincia autonoma di Bolzano, quindi la giunta provinciale, a completare le attuali linee guida per i finanziamenti con il concetto dell'economia del bene comune. È splendido. Cerchiamo di applicarlo. Non siamo santi neanche a Bolzano. Ecco. Questa è la legge provinciale sugli appalti pubblici. Anche qua dentro c'è la sostenibilità. Questo sempre nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. Ecco, questi sono alcuni impegni e ci auguriamo che anche qua nella nostra zona delle Marche si sviluppi tanto. Abbiamo una rappresentante che è Sandra Vittori e lui aspetta anche le persone che vogliono dare un contributo, quindi se qualcuno di voi è interessato, allora alzati ancora un attimo, se lo arriva a lui, perché insieme si possono fare tante cose. E so che tanti di voi sicuramente sarete già impegnati in altre associazioni e l'economia del bene comune non vuole essere nessuna concorrenza a quelle associazioni, anzi vuole la cooperazione e vuole dare anche un sostegno a quelle associazioni e viceversa, e tanti dei nostri soci fanno parte di altre associazioni e la nostra vicepresidente Lidia Di Vece è anche del tavolo RES e vuole essere portavoce anche del tavolo RES e viceversa, per cui benvenuti tutti quanti. Questo è la visita del corso in un'azienda a Bolzano, e qua si vede anche a destra in basso da una macchina. Questa è un'azienda dove lavorano dei metalli e in questa officina normalmente si vedono le donne nude, però in questo caso si vedono dei disegni di bambini invece delle donne nude, è un altro atteggiamento. Direi. Sì.
Sì. Ok, questo è il movimento mondiale, ci sono tante persone che sono veramente entusiaste di questo concetto, perché è applicabile adesso, non è un'ideologia. In California è in Cina, c'è il punto rosso, quindi c'è una persona che è entusiasta. Allora, le cifre qualche volta esagerano, no? Le devo commentare, ammettere, perché ci sono ben dai 10-20 mila sostenitori, però sono persone che hanno dichiarato che sostengono questo concetto, poi quelli che ci lavorano veramente purtroppo sono un po' di meno, però speriamo di raggiungere assieme a voi anche questo numero come attivi, no? Va bene? Questo sì, a destra vediamo il nostro ex presidente, che è anche il fondatore che ha adattato il concetto del superoro, e a sinistra vediamo quel punto del sempre di Bhutan che hanno sviluppato questo codice della felicità. Anche con loro collaboriamo. E nelle braccia a destra vediamo anche il Papa, anche lui ha detto tante cose belle che hanno molto da fare con l'economia del bene comune. Non ne abbiamo ancora contattati direttamente, però ci stiamo lavorando e sarà ancora su un passo. Lo volevo fare già un anno fa, però mi dispiace, non ce l'ho ancora fatto. Ecco, siamo girati tanto in tutta l'Italia, adesso cerchiamo di convincere la gente di creare dei gruppi territoriali, così noi non dobbiamo essere i missionari che cercano. Siete voi che fate i vostri gruppi e collaboriamo. Ecco, questo è il gruppo regionale Veneto. E quando ci sarà il gruppo territoriale Marche? Dopo domani? Siete d'accordo? Va bene, grazie. Sì, allora io solo un breve commento su quello che abbiamo ascoltato. Io così sentendo loro pensavo l'economia del bene comune può essere letta, no, come un processo di rieducazione sociale. Cioè vuol dire, no, quando diciamo educazione pensiamo scontatamente alla famiglia, alla scuola, ormai l'università non ci pensiamo più perché sembra che non sia, non abbia una rilevanza educativa, no, e basta, cioè la deleghiamo ad alcune istituzioni in modo rigido. Invece le comunità sociali hanno una capacità di apprendimento, non hanno la capacità di cambiare pensiero, di cambiare pratiche. Quindi questa è una esperienza di trasformazione del modo di pensare e di fare economia. Ora ecco, volevo sottolineare, no, due cose. Da un lato la prospettiva dell'economia del bene comune. Loro hanno insistito sulla metodologia e questo è uno dei punti di forza, cioè è un percorso pratico, operativo. Se un'azienda fa questa scelta c'è un itinerario concreto da sviluppare, quindi non è un'enunciazione teorica, no? Ha la possibilità di essere una strada percorribile, la metodologia. Ecco, direi però l'economia del bene comune per un versante questa metodologia concreta, poi anche, non poteva non essere così, un metodo nel senso greco etimologico, cioè una strada di fondo, che allora vuol dire ha dei riferimenti di valore etici, direi anche antropologici, cioè la dignità umana, che sono l'ispirazione di fondo, capite? Senza questo la pura metodologia fino a un certo punto sarebbe facilmente accoglibile dal sistema attuale, eh? Non sarebbe tanto scandaloso. Se tu razionalizzi un po', fai meglio impresa, il sistema attuale non ti spiace. Però immaginate che dentro il testo di Ferber, in quella prospettiva, c'è a un certo punto una riga che dice abolizione della borsa. Immaginatevi se il sistema attuale, no, può permettere una cosa di questo tipo, cioè vuol dire che cambi il senso dell'economia. Oggi il senso dell'economia sembra strano, allucinato, è l'accumulazione di capitali e tutto obbedisce a questa logica. Per questo noi abbiamo un'economia finanziarizzata, il cui centro non è l'azienda, è la borsa. L'azienda è una specie di relitto del passato, figuratevi,
aziendalizzare le scuole, gli ospedali, è una pratica disciplinare, cioè serve a tenere buone le persone, ma non è il centro dei processi economici. Le aziende sono aspetti marginali, l'importante è il gioco dei capitali, l'accumulazione. Allora, con l'economia del bene comune, l'economia ridiventa di servizio, cioè acquisisce il suo senso umano, serve alle persone, serve alle comunità, serve al rispetto della natura, ristabilisce gli equilibri, quindi è una prospettiva di questo tipo. Ferber distingue tra valori intrinseci, cioè quelli, se tu aderisci a quei valori ti umanizzi, cioè la dignità, il rispetto, la solidarietà. Concretamente si dice quei valori che noi cerchiamo nei rapporti quotidiani. Se io voglio un amico vero, su cui posso contare, voglio la sincerità, voglio la solidarietà, in realtà non siamo così disumani che davvero cambiamo di profitto. Non è proprio così vero. Poi ci servono i valori intrinseci, cioè quelli che veramente portano alla luce la nostra umanità. Di contro i valori estrinseci, cioè sono esterni, appiccicati da fuori, sono quelli del sistema. Quali sono? La prestazione, compresa la famosa meritocrazia, cioè calcolare le persone sulla prestazione, il sacrificio, cioè rinunciare alla felicità, capite? Non servirebbe proprio l'indicatore, perché tutti stiamo dentro un meccanismo sacrificale in cui il Dio da onorare è il profitto, il capitale e così via. Quindi la prospettiva di un forte cambiamento culturale. Ecco perché vi dicevo, serve pensare il metodo, cioè il percorso di fondo, facendo forza sulle metodologie concrete dell'economia quotidiana, perché questo significa un apprendimento proprio della società, comunità per comunità, ecco, non solo la scuola, non certo i bambini, gli adulti, cioè che si rimettano in gioco, no? Poi anche i bambini, d'accordo, non sono più aperti. Allora, riorientarsi verso questa direzione, pensate solo al contesto italiano, no? Il contesto del Sud Tirolo, dell'Alto Adige, è molto particolare. Immaginate, non già solo come metodologia, di portare questo in Calabria, e non è la stessa cosa. Noi abbiamo problemi di mafia. Il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ha detto apertamente: un trafiletto, non gli hanno dato nessuna risonanza. Ha detto: l'Andrangheta comanda in Calabria. C'è una cosa gravissima. Bernard sottolineava la Costituzione, ha citato l'articolo 41, quello che pochi anni fa volevano abolire perché era giudicato un freno alla crescita economica. Ecco, a ottobre avremo un referendum in cui si gioca la questione, incrociato con la legge elettorale, se in Italia ci sarà un assetto costituzionale per cui tutto il potere è un partito, tutto il potere è al capo del partito. Se voi incrociate la riforma costituzionale con la riforma elettorale, la direzione è chiarissima. Allora, capite, sono orientamenti minaccianti, cioè su cui bisogna battersi, giustamente mi dicevano, con la rivoluzione violenta, con la radicalità dell'impegno non violento, però nessuno ci regala, ci apre lo spazio, ci fa veramente l'applauso a una prospettiva di questo tipo. Poi pensate a un ostacolo culturale, economia del bene comune, in una mentalità diffusa dove diciamo, l'individuo medio è convinto che bene e male non si distinguono, è tutto relativo. Cioè noi in Italia abbiamo nel lessico comune l'accusa di buonismo quando uno mostra di credere nel bene, non subito suscita sospetto. Se invece si riferisce al male, tutti lo rispettano. Il male è una cosa seria da noi, il bene noi non ci crediamo. Capite? Senza una nuova credibilità di un bene concreto, molto distinto dalle pratiche distruttive, no? Che sono la concretezza del male, è inutile che parliamo di beni comuni o di bene comune, perché abbiamo perso il senso di ciò che ci accomuna e il senso del bene concreto. Questo sta nel nostro DNA culturale, quindi immaginate quale svolta, no? L'altro elemento di questa prospettiva è che giustamente Ferber sottolinea che l'economia la cambi dall'interno, nel modo che loro ci hanno presentato, ma anche la cambi utilizzando le leve politiche, altrimenti l'azienda del bene comune, se il mercato lo lasci com'è, è la prima che soccombe. Temporaneamente ci avrà dei buoni risultati, ma prima o poi, in un'economia finanziarizzata dove più sei pirata e più emergi, capite che le aziende più deboli sarebbero queste. Allora giustamente lui pensa occorre una democratizzazione, cioè riprende, radicalizza giustamente l'idea di democrazia, altro pregiudizio nostro, quando diciamo la democrazia sembra che sia
un sistema elettorale o il regime dove vince la maggioranza. La democrazia è l'ordinamento dove il criterio della dignità umana, del valore della natura e del bene comune è il criterio più alto. E tutto il resto non solo è relativo, ma deve essere di servizio. La politica, l'informazione, l'economia, quello è un ordinamento democratico. Allora capite, la democrazia è un viaggio, un processo, è una democratizzazione. Noi conosciamo sì e no il 5% della democrazia. Allora la cosa bella è che in questa prospettiva di metodo, cioè di percorso, abbiamo la metodologia, cioè ci sono i passi concreti. Nessun economista, nessun imprenditore può dire queste sono teorie, la realtà è un'altra cosa. Qui c'è la realtà, c'è l'esperienza. Nel contempo una sensibilità, uno sguardo diverso sulla realtà, altrimenti capite non è possibile veramente una transizione verso un'altra forma di società, un'altra forma di economia, e poi direi da ultimo una rigenerazione anche non solo del significato ma proprio della prassi della politica. E direi chiaramente questo oggi a mio avviso è il punto più debole, il punto più disastrato. Come vedete l'economia dà prova di vitalità, ci sono aziende, ci sono esperienze, ci sono prospettive in Europa e fuori dall'Europa che in realtà sporgono oltre i rigidi limiti del capitalismo. Quindi lì c'è un fermento. Se voi vi rivolgete alla politica nel senso di politica istituzionale, provate una bolla, che è un sistema autoreferenziale, staccato fuori dalla realtà, e i membri di quella bolla in realtà sono tutti orientati alla loro carriera personale, alla loro funzione all'interno di quel sistema autoreferenziale, ma sono fuori dalla realtà. Qui si potremmo fare mille esempi, basterebbe vedere le risposte dell'Unione Europea di fronte al problema delle migrazioni. L'unica risposta che hanno capito, i muri, addirittura in Danimarca confiscano i beni che i migranti eventualmente hanno, li confiscano. Cioè capire altro che economia del bene comune. Allora questa prospettiva diventerà capace, no, di esprimere tutto il suo potenziale metodologico e di metodo, culturale e politico, non solo di prassi economica, se anche insomma ci sarà un'attivazione, direi veramente un salto di qualità, una capacità di presenza maggiore, da un lato sicuramente sul versante culturale. Che vuol dire culturale? Non vuol dire solo conferenze, teatro, concerti, no, cioè abbiamo questo preso di culturale, vuol dire che emerge un pensiero nuovo che è quello che lega le esperienze, notate, un pensiero, un'energia di aggregazione, non è teoria astratta. Le migliori esperienze, se restano isolate, nel mondo dell'altra economia sappiamo che vuol dire esperienze belle ma isolate, ma frammentate. Allora non si supera la frammentazione finché non emerge un pensiero collettivo che, tra virgolette, spontaneamente unifica, diventa movimento, diventa convergenza di molti. Finché un'idea non diventa cultura diffusa, è quell'idea al massimo è una nicchia dentro un sistema che è completamente diverso, di segno opposto. Allora crescere in questa capacità di legare esperienze e pensiero nuovo, dall'altra, chiudo, crescere anche nella capacità di presenza politica come cittadini organizzati, dicono non come rappresentanti di istituzioni, ma è quella una bolla, come cittadini organizzati che praticano una democrazia di comunità, la chiamo così, direi proprio nel senso gandhiano, lui diceva Svadeshi, cioè la cura della comunità. E ricordava che comunità non è tanto il luogo natio, io il mio villaggio me lo curo, e fin lì ci si arriva pure, no? Ma quella alla fine diventa una concezione leghista, localista, razzista, xenofoba. Comunità è l'evento innanzitutto della caduta delle barriere, per cui io credevo che rispetto all'altro c'è una separazione totale. Quando cadono quelle barriere, quei muri che sono mentali, allora quello è un evento di comunità, allora riscopri i luoghi della condivisione, riscopri il bene comune. Poi comunità significa il raggio concreto dell'efficacia della nostra responsabilità. Noi stessi tante volte pensiamo che siamo impotenti, che non abbiamo efficacia. Ecco, lo spazio comunitario è lo spazio di efficacia della responsabilità, dove si vede subito se tu sei passivo o sei attivo, se tu scappi o tu sei responsabile. E Gandhi ricordava Svadeshi o comunità, c'è una scala differenziata, c'è la comunità locale,
c'è la comunità nazionale, c'è la comunità continentale, rispetto alle contraddizioni ambientali naturalmente c'è la comunità mondiale, la risposta deve essere di livello mondiale. Quindi capite, la parola comunità si declina su scale diverse, però col criterio democratico, ciò vuol dire il primato della dignità del bene comune, riconoscendo la natura come dotata di valore, io direi neppure più solo come ambiente, finché la chiamiamo ambiente sembra che sia la cornice esterna e noi siamo il quadro. Sentite, come esternalizzarla. Noi pure siamo natura, è costitutiva della nostra umanità, quindi se facciamo del male alla natura facciamo del male a noi stessi, non solo roviniamo la biodiversità, il clima, cioè è una spirale autodistruttiva. Tanto è vero che io credo che la sapienza ecologica noi non la maturiamo finché restiamo nell'ignoranza antropologica, cioè vuol dire finché non vediamo la dignità delle persone, come faccio a vedere il valore dell'albero, del prato, del criceto, della nuvola? Naturalmente distruggo tutto. Ecco, allora ci serve questa maggiore capacità di presenza, superando la frammentazione, cioè creando delle forme comunicative di convergenza che siano efficaci senza scoraggiarsi, superando la malattia del settarismo. Qui Felber giustamente ricorda che l'economia del bene comune è apertissima all'integrazione, al contributo di altri modelli, cioè non è un'ortodossia, non è che uno c'ha il manuale, deve applicare ABC come se fosse l'economia dell'IKEA che c'ha la scatola con le istruzioni, no? È un orientamento, è una metodologia, ma apertissima al contributo di altre tendenze, di altri movimenti, di altri pensieri. Io stesso, quando ho avuto modo di parlare con economisti brasiliani della Guinea-Bissau, capite, non vuol dire solo altri modelli europei, ma altri modelli nel mondo, in Africa, in America Latina, che vuol dire bene comune, forse lo sanno meglio di noi europei. Non è che noi arriviamo, noi ogni volta portiamo il modello per tutto il mondo, dobbiamo pure imparare dalle altre culture. E oggi abbiamo delle occasioni straordinarie, perché le persone di altre culture ce le abbiamo direttamente qui con cui confrontarci. Allora ecco, avere più, no, la capacità di mirare le energie, di canalizzarle, di non sprecarle con i settarismi, con gli individualismi, con le ortodossie, per avere questo gusto di portare i frutti concreti che mi pare tipico di questo approccio, che è molto creativo, molto arioso, molto capace, insomma, di mettersi in gioco nella realtà, io credo ci permetterà, e chiudo, di fare la nostra parte. Ecco, a me non piace fare previsioni, però insomma non credo tanto nelle previsioni, quelli che vi dicono nel 2018 non ci saranno più libri, nel 2023, ecco, insomma, mi sembra un po' ridicolo. Però se uno mi chiede ma come andrà a finire questa storia, ecco, io credo ci saranno molte vittime, molte contraddizioni, molta sofferenza, però infine io non credo affatto che soccomberemo dentro la follia del capitalismo, cioè credo che matureremo un altro modo di fare società, di fare economia. Ecco, allora io spero che allora si possa dire che noi che vivevamo in questo tempo abbiamo fatto la nostra parte. Grazie. Bene, allora spero che questa presentazione vi sia piaciuta, ringrazio tutti quanti voi, se ci sono domande, come diceva Susanna, siamo qui disponibili. Allora io volevo sapere quali problemi a livello burocratico avete trovato, perché comunque io so che la burocrazia ultimamente sta diventando una cosa che impedisce qualsiasi molte buone pratiche. Ad esempio parlavo con un fornitore del gas uno di questi giorni, diceva che lui non poteva macinare dentro il panificio il grano perché la legge non permette che lui possa macinare il grano. In questo modo lui avrebbe comprato grano da più da vicino, in luoghi vicini, avrebbe fatto una scelta anche accurata di grani locali, grani antichi. Questa cosa non poteva fare, doveva andare a comprare la farina standard al mega fornitore biologico piuttosto che produrre localmente. Quindi la burocrazia molto spesso impedisce
alcune pratiche, non lo so, più dirette, più partecipative, eccetera, eccetera, perché impone degli standard, soprattutto nelle produzioni alimentari, eccetera, eccetera, che bisogna rispettare. Questa, la tua domanda non è strettamente pertinente con il bilancio dell'economia del bene comune, perché quello è un problema, questa del grano è un problema oggettivo di quell'azienda che deve attenersi a una determinata normativa. E il bilancio dell'economia del bene comune fa una fotografia, cioè risponde a 17 domande all'azienda sullo status quo dell'azienda per valutare quanto essa sia sostenibile, ecologica e socialmente corretta. Quindi il problema che l'azienda avesse un problema lì nel poter macinare il grano è un problema oggettivo, tecnico, giuridico che deve risolvere, ma questo non influisce direttamente. Però molto spesso sono proprio lo stato di burocratici che poi fanno desordere le persone, le aziende, nell'andare verso una certa prospettiva. Ti risponde Bernard. Allora, tutte le regole che ci circondano hanno un senso, o dovrebbero avere un senso. Allora, qua c'è una grande differenza e è anche giusto quando il senso non si capisce più, la regola dovrebbe essere cambiata. Da architetto, esperto in biodelizia, so come funzionano queste cose, l'igiene. Allora questo regolamento rispetto al grano non lo conosco, però so che per esempio l'igiene viene interpretato così che un danno che quando per esempio un topo cade nel grano, questo è considerato da tanti ispettori di igiene e della burocrazia come un avvenimento molto molto pericoloso, più pericoloso che come se tutto il grano fosse inquinato da pesticidi. Allora io non so, comunque questo io lo vedo e lo sì, mi pare che qualche volta succede così che l'interpretazione della pericolosità viene vista diversamente. Poi adesso abbiamo la discussione del glifosfato, se questo viene un'altra volta rinnovato, se viene, il permesso viene rinnovato o meno, e gli studi approvano con sicurezza che è una sostanza chimica molto pericolosa, ciononostante la vogliono approvare. Allora qua mi chiedo veramente cos'è più pericoloso. Chiaramente neanche io voglio avere il topo nel grano, quello è chiaro. E ogni regola deve essere applicata in modo da proteggere i consumatori, quello è anche ovvio. Magari ci sono delle alternative, magari anche nella selezione che se il grano viene macinato sul posto, si possono dare inventare delle protezioni per rispettare il senso della regola. La risposta è soddisfacente. Allora, non è tanto la questione specifica, è che comunque il problema è che molto spesso il cambiamento è impedito dalla burocrazia a tutti i livelli. E questo questo se però è un problema in generale. Se quelli che definiscono le regole non si intendono più della realtà, allora è ovvio che qualche volta succede che le regole sono molto lontane dalla realtà. E secondo me queste regole devono essere adattate alle esigenze vere. Come umanizzare, se avete individuato delle strategie. Questa era la domanda. Il mio era solo un esempio del fatto che comunque migliorare la qualità, il benessere della vita delle persone, ad esempio avere un pane più buono a un costo decente,
e delle volte impedito dalla burocrazia. Questo è se avete trovato dei modi, magari voi che siete in Alto Adige, che siete in una situazione. Una delle prime 10 aziende che ha fatto il bilancio del bene comune, adesso sono andata un po' indietro, è Profantar, cioè un panificio, un grandissimo panificio. Quindi non solo hanno fatto il bilancio, hanno vinto anche al BioFac, alla fiera tedesca del biologico, per 3 anni consecutivi il premio come più etico e miglior pane biologico. Quindi io penso che problemi burocratici ce li hanno tutti, e sta all'imprenditore eventualmente appoggiarsi all'associazione e copiare delle case history e chiedere un supporto per vedere come hanno fatto gli altri a risolverlo, per esempio. Cioè le soluzioni si trovano strada facendo, secondo me. Adesso mi viene in mente un esempio molto concreto. Allora, l'Unione Europea dice che i prodotti regionali devono essere deve venire prima e spesso le leggi sono anche in sé stesse contrastanti, perché nello stesso momento l'Unione Europea ha detto nel passato che quando c'è un appalto pubblico allora si devono prendere i prodotti che costano meno e non si possono favorire le aziende locali. Questo è un contrasto. E chiaramente questi contrasti devono essere risolti nel senso dell'economia del bene comune, e la legge provinciale per gli appalti pubblici di Bolzano è anche un inizio di queste correzioni delle leggi contrastanti e sbagliate. Io sento di ringraziarvi molto, perché veramente ci avete portato una ventata di novità, di energia, di buone pratiche, insomma, ecco, che veramente stimola l'azione e stimola la speranza. Ecco, vi ringrazio anche a nome dell'Università per la Pace che rappresento, e posso dire questo, che da parte nostra ci sarà, sono molto contento che l'abbiamo organizzato con la RES e con le altre realtà sociali, proprio, e da parte nostra ci sarà il massimo sostegno, perché io credo che questo modello, che da quando io almeno l'ho studiato, l'ho conosciuto grazie al manuale del professor Mancini nel 2014, penso che sia uno dei modelli più aperti e più fattibili, più praticabili, insomma, veramente, come ci avete illustrato. Credo che veramente occorra uno sforzo di divulgazione, di moltiplicazione di incontri come questi, insomma, proprio per far conoscere la realtà, perché diceva Roberto prima, un conto è un'azienda che magari vuol farlo, ma se si trova nella Locride o si trova isolata, che non trova dei fornitori etici, un conto è il Trentino, io trovo anche per scelta coniugale, conosco il vostro ambiente del Trentino e dell'Alto Adige, che è molto avanzato su questi temi, ma in contesti in cui veramente c'è una rigidità di tutt'altro tipo, occorre veramente un lavoro di cominciare a seminare, a portare, appunto, far conoscere un grosso impegno di divulgazione. Ecco. Poi un'altra cosa che mi ha colpito è anche il lavoro, Susanna ha parlato del progetto della legge europea, questo sarebbe da sostenere, cioè cominciare dal comune, da modificare il regolamento comunale, di avvantaggiare queste aziende, fino ad arrivare a livello europeo, cioè a tutti i livelli, comune, provincia, regione, Italia e Europa, cominciare a sostenere, a divulgare questi progetti di legge che avvantaggino questo tipo di economia, che rispetta tutta una serie di standard molto belli che avete spiegato voi. Quindi io credo che occorre, cioè, individuo come Università per la Pace 2 livelli di impegno: sostenere questi progetti di legge che rimarremo in contatto e quindi li faremo conoscere, anzi vi invito anche a iscrivervi nella nostra newsletter settimanale, non vi angariamo, insomma, una volta alla settimana arriva una questa newsletter in cui faremo conoscere questi incontri e questi progetti, e soprattutto il sostegno a far conoscere l'una e l'altra cosa. Grazie tante.
E queste logiche sono state, hanno avuto spazio nell'ultimo Expo? Cioè, le logiche di cui vi ho parlato adesso, sì, nell'Expo 2015 ha avuto spazio in qualche modo? Abbiamo tenuto con l'economia del bene comune, su invito di Next Economia e di PLEF, abbiamo avuto uno spazio all'Expo dove è stato dimostrato un discreto interesse. Poi diciamo adesso ci sono degli sviluppi, ci sono dei contatti con le altre associazioni di nuova economia in Italia. La nostra porta è sempre aperta a tutti, chi vuole conoscerci e cooperare. Vorrei cogliere l'occasione per dire ancora un'ultima cosa. Io ho messo sul tavolo all'ingresso alcuni bilanci, perché io sono molto concreta come tutte le mamme e le donne, ho portato un po' di bilanci di aziende che hanno fatto il bilancio del bene comune, per cui chi volesse, c'è una ditta che vende porte e finestre, molto etica, la ditta qui nelle Marche, tecnica e sicurezza, e la catena dei supermercati Triadi Bio. Chi fosse interessato può prendere copia e chi volesse può comprare il libro di Christian Felber. Ci sono altre domande? Grazie. Va bene, allora Sandro. Sì, ok. Ringrazio ancora tutti voi che avete partecipato. Volevo ringraziare Michele, che non lo vedo più, per il gran lavoro di organizzazione, lo spazio che ci ha concesso per parlare di economia del bene comune, e anche il professor Mancini, la scuola di altre economie, per la preziosa collaborazione. Grazie a tutti.